Ciao, sono Valerio Novara. Per capire da dove salti fuori The Nightmare Before Christmas, dobbiamo tornare per un attimo al novembre del 1982, quando un giovanissimo Tim Burton si ferma davanti alla vetrina di un negozio, poco dopo Halloween, e vede il negoziante sostituire gli scheletri con addobbi natalizi. Rimane affascinato dalla cosa e inizia a scrivere una storia, un poema che parla di uno scheletro, Jack, che stanco di festeggiare Halloween, portando sempre terrore e spavento, decide che è l'ora di cercare qualcosa di nuovo. È qui che inizia la favola di Nightmare Before Christmas, che però dovrà attendere fino al 5 dicembre del 1994 per uscire in Italia sul grande schermo. Ma torniamo per un attimo alla trama del film. Il film inizia con questo paese, il paese di Halloween, dove si festeggia ogni anno sempre la stessa festa, e questo scheletro, Jack Skeleton, che è un po' il re, no? del paese, il re delle zucche, il re del campo di zucche. Ci sono tutti i personaggi di Halloween, dal lupo mannaro ai vampiri, alle streghe. Finché Jack, stanco di ripetere ogni anno la stessa solfa, si incammina insieme al suo fido cane fantasma Zero all'interno di un bosco, dove trova delle porte, che ci sono le porte di tutte le festività americane, cioè il tacchino per il ringraziamento, il cuore di San Valentino e l'albero di Natale. La porta dell'albero di Natale, lui rimane estasiato, apre questa porta e viene risucchiato nella città del Natale, dove si festeggia parallelamente sempre Natale, quindi trova la neve, i pupazzi di neve, i bambini che aspettano l'arrivo di Babbo Natale nei lettini e preparano le calze della Befana, i folletti che aiutano Babbo Natale, e lui si innamora di questo paese e vede insomma anche il re di questo paese, Babbo Natale, che lui definisce Babbo Nachele. E torna nella città di Halloween e dice a tutti quanti: dobbiamo far Natale anche noi, perché la grande novità aveva bisogno di un qualcosa che muovesse la monotonia della sua città, e convince gli altri mostri a festeggiare Natale, quindi a prepararsi al Natale, però puntando su quello che avevano a disposizione. Lui cerca di capire cosa c'è dietro, la scienza dietro al Natale, quindi di studiare l'albero, i regali, le cose. Non può capirne il significato, perché essendo il re delle zucche e quindi venendo dal paese di Halloween, non può capire anche la semplicità di una festa e la bellezza e il senso, no, religioso di una festa che comunque ci portiamo dietro e che festeggiamo ogni anno il 25 dicembre. Far Natale nella città di Halloween significa anche fare regali con delle cose spaventose, quindi dei mostriciattoli messi dentro i pacchetti, e lui decide di travestirsi da Babbo Natale. Vanno a sequestrare il vero Babbo Natale, lo rinchiudono, e quindi lui si finge Babbo Natale e comincia a distribuire questi regali spaventosi. Solo che le persone, e i bambini in particolare, vedendo questi regali spaventosi, si mettono paura, chiamano la polizia, e quindi Jack, vestito da Babbo Natale, viene gli sparano addosso per abbatterlo insieme alla sua slitta, e finisce male l'avventura di Jack Skeleton come Babbo Natale, perché poi viene abbattuto e si dispera, insomma, dice: cosa ho fatto, e le canzoni sono bellissime, tra l'altro, e vi consiglio di riascoltare anche l'album originale, ma ne parleremo tra poco di questo. Insomma, il nocciolo della questione è che non poteva far Natale se non puoi far Natale se sei il re delle zucche. Quindi, liberato Babbo Natale, si salva anche la festa di Natale. Ma come è stato realizzato il film? The Nightmare Before Christmas è stato realizzato tramite l'uso della tecnica della stop motion, detta anche a passo 1. In sostanza, l'effetto del movimento viene realizzato grazie al susseguirsi di tantissimi fotogrammi, in genere dai 12 ai 24 fps, fotogrammi al secondo. L'arte della stop motion è una pratica molto antica, veniva già usata a fine 800, pensate, e che prevedeva il montaggio di svariate fotografie di modellini, attori e pupazzi che venivano fatti spostare piano piano, di scatto in scatto, dando l'illusione di prendere vita. Il primo a scoprire questa tecnica, quasi per errore, fu il francese Georges Méliès nel 1896, il quale, durante le riprese di una scena in strada, si accorse che la pellicola era rimasta incastrata nella cinepresa. Continuando a riprendere sulla medesima pellicola e guardandola in un secondo momento, notò che tutto a un tratto i personaggi in scena erano passati da un lato all'altro della strada.
Una delle prime produzioni che utilizzò questa tecnica fu Humpty Dumpty Circus del 1897, se non sbaglio. L'opera metteva in scena il set di bambole da circo della figlia di Smith, riprese in modo tale da far credere allo spettatore di essere capaci di muoversi da sole. Successivamente la tecnica della stop motion venne impiegata per realizzare effetti speciali che univano finzione e realtà. Esempi famosi sono King Kong e Il risveglio del dinosauro, al quale lavorò Ray Harryhausen, considerato uno dei maestri del cinema di fantascienza. Nel corso degli anni la stop motion venne utilizzata soprattutto per realizzare film o serie TV animate come Mio Mao e Pingu, se ben vi ricordate. Il perno alla base di questa tecnica è la manualità dell'animatore, un vero e proprio artigiano che realizza pupazzi e oggetti di scena che, fotogramma per fotogramma, devono essere poi modulati per dare l'impressione che prendano effettivamente vita. Gli oggetti che devono essere animati vengono realizzati con un materiale molto simile alla plastilina, al pongo. Al loro interno hanno un'anima metallica, diciamo, detta armatura, che permette al tempo stesso di sfruttare l'elasticità del materiale e di mantenere il personaggio fisso per il tempo necessario agli scatti e alle riprese. Quando in una produzione in stop motion sono presenti dei personaggi, oltre alle gestualità è importante riuscire a dare forma anche alle espressioni del volto. Sta all'animatore poi scegliere la tecnica più consona, tra cui l'applicazione di etichette o la riproduzione dello stesso volto con espressioni diverse. In Nightmare Before Christmas, per esempio, è fatta molto bene questa cosa, perché c'è una gran mole di lavoro dietro la creazione di un film d'animazione a passo 1. In 3 anni, pensate, vennero scattati 110.000 fotogrammi e realizzati 227 pupazzi per tutti i personaggi che dovevano comparire nel film. E per rendere tutte le espressioni di Jack Skeleton vennero modellate e realizzate 400 teste. La pellicola uscì negli Stati Uniti il 29 ottobre del 93 in occasione di Halloween, ma venne molto apprezzata anche in Italia, solo che in Italia uscì l'anno successivo, sottolineando quanto nel nostro paese ancora non c'era questa cultura di Halloween, di festeggiare Halloween, che invece abbiamo oggi. Negli anni comunque il film divenne e rimane tuttora un vero e proprio cult di Halloween e di Natale, e a tal riguardo una menzione, come vi dicevo, va fatta per il doppiaggio italiano della pellicola. Renato Zero diede la sua splendida voce a Jack Skeleton sia per le scene parlate che per gli stacchi musicali, e fu capace di interpretare in modo molto accattivante tutti i brani realizzati e cantati da Danny Elfman nella versione originale. Insomma, ora che sapete i segreti di questa splendida favola, che ne dite di rivedere Nightmare Before Christmas per la 1.000.000ª volta? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanellina. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video e vi auguro un felice Halloween!